Story Time. Evoluzione Radio. E ciao a tutti dalla sede di Storytime di Bologna, sono Carlotta, oggi in compagnia di Mauro e un piccolo amico che si chiama Kevin. Ciao, ben arrivati. Ciao, ciao Kevin. Grazie, ciao. Come stai? Bene. Bravo, bene. Si vede questo bel faccino che c'hai. E voi cosa avete combinato? Che avete visitato più di 1400 luoghi in Italia, volete descriverci cos'è Tutti Italy? Allora sì, Tutti Italy è un progetto che nasce nel 2020, sì. Un progetto diciamo che viene fuori da una raccolta di foto che avevamo e da lì nasce l'idea, diciamo, il Covid poi ha aiutato a mettere in piedi questo percorso, questa storia che abbiamo poi creato dietro e che ci portiamo avanti ancora oggi. E noi praticamente condividiamo con gli altri i posti che visitiamo, sì, in giro bello, per l'Italia. Ma che sì. Bella idea! E così da condividere e far conoscere agli altri quello che sono le nostre esperienze. Certo, e chi ti ha ispirato a creare questa pagina, questa allora, iniziativa? L'idea parte soprattutto dalla mia ex moglie Marta, sì. La quale mi ha spronato a condividere queste mie esperienze di certo. Viaggio in passato. E dopodiché mi ha spinto a creare il sito tuttitaly.com.it, abbiamo entrambi i domini, e dopo sono diventate le nostre esperienze di viaggio, quindi dalle mie che avevo in passato, giravo alcuni luoghi per conto mio, dopo sono diventati quelli della nostra certo. Famiglia, di mia, di Kevin e di Marta. Senti, che lei ti è venuta l'idea? Nel 2020. Nel 2020. E tu cosa fai, Kevin, in tutto ciò? Cosa fai col papà? Mi diverto ad andare insieme a lui nei borghi e scopro molte curiosità in ogni posto. Poi tutte le storie... Tutte le che sono raccontate dal papà in maniera fantastica, vero? Sì. E tu ti racconti qualcosa ogni tanto? Beh, sì, perché alcune volte quello che quei posti che andiamo a visitare li sento pure a scuola e li so, conosco meglio. Ma che bello sentire un bambino che dice così, vede una curiosità, anche un fare i paralleli. Io l'ho visto, quindi quello che mi dice riesce a collegare con l'immagine, bellissimo, complimenti Kevin, bravo, anche a Mauro. Grazie. Senti, grazie. Avete anche dei foto, dimmi. Infatti scusa. No, volevo aggiungere questo, l'idea c'è stata, ma quello che poi più mi ha spinto di più è stato proprio far vedere nelle persone il bello che ci circonda, tutto certo. Quello che abbiamo nel nostro territorio. E soprattutto valorizzarlo. Certo. Questa è stata la spinta più grande che mi motiva ogni giorno. Che bello, che bello. Senti, parlaci anche dei tuoi fotolibri. Sì, infatti queste foto le abbiamo raccolte in dei fotolibri che sono disponibili sia tramite il nostro sito che su Amazon, mm-hmm. sia in versione digitale che cartacea. Sì. Allora, ora abbiamo creato due fotolibri al momento. Il primo parla di borghi, paesi e castelli, sì. E sono quelli che principalmente raccontano la storia e le tradizioni del nostro paese. Il secondo fotolibro invece ci mostra una vasta raccolta di immagini di luoghi di culto, le nostre meravigliose chiese, basiliche, castelli, abbazie, certose, sì. E questi sono i luoghi che più arricchiscono il nostro paese, sono la certo. Ricchezza di quello che noi possiamo... Infatti non si può, secondo me, andare in un luogo e non visitare il proprio luogo di culto, secondo me. No, bravo, diciamolo a voce alta. Esatto, entrate in una chiesa, non dico tutte, ma almeno una, esatto. Qualsiasi religione possa essere, perché lì vedete la ricchezza di quel posto. Sì, esatto. È lì che parte tutto. Dove si innalza più lo spirito. Poi è gratuito, voglio dire, quindi più di così. Cioè, non dappertutto, adesso hai visto che adesso le stanno mettendo, che questa è una cosa, secondo me, tristissima. Sì, però. Però magari alcuni racchiudono dei musei, per questo lo so, un però biglietto, va sì. Bene, in effetti lo so, anche per poterli mantenere. Senti, hai fatto anche delle visite a piedi, qual è stata la più emozionante? Sì, allora abbiamo girato a piedi, ci piace camminare, anche a lui piace molto camminare, per fortuna mi sta dietro. Allora, il posto più sorprendente l'abbiamo visitato insieme, è Positano. Ah, che meraviglia. Allora, uno dice Positano lo raggiungo in macchina, in barca, va bene, certo. Ma a piedi abbiamo fatto il sentiero degli dei. Ah, com'è?
è uno spettacolo ad ogni passo, panorama incredibile. Lui poi ha incontrato un gruppo di gattini, si è messo lì a giocare. Ero piccolo e mi divertivo un botto. Sì, che piccino. E dove siete intanto? Provincia di Salerno. Sì, io infatti fin da piccolo ero molto curioso, giravo con i miei nonni nel mio paesino a raccogliere origano, legna, quello che il territorio offriva, e questa curiosità è nata da lì, da piccolo. Bravo. E poi una cosa bella è che tu valorizzi i piccoli borghi comunque di tutta Italia, perché Borgo Italia è una scoprire, non impareremo mai a scoprirla tutta, vero? Anch'io stesso a volte chiedo consigli su dove andare, perché i posti sono tanti e da scoprire sono veramente. Certo, che bello, sono contenta. Prossimo viaggio, avventura che avete in programma, Kevin, tu lo sai? Non lo so, ci sono così tanti borghi che non riesco a capire. Ma ultimamente stiamo tornando nei posti dove sono stato da piccolo, da ragazzo, diciamo. Sì, che non sei riuscito a fare. Che non ho magari tante foto, tante video, allora ci torniamo per riscoprirle, anche per rivivere un po' la mia infanzia e far vedere a lui quello che ho visto io da piccolo. Certo, ma che bello. Una zona che mi piacerebbe esplorare è la provincia di Cuneo, in Piemonte. Ah, però bello lontano da dove siete tu. Lontano e anche molto estesa. Il Piemonte lo conosciamo, l'abbiamo girato parecchio, però quella zona lì non ancora vi manca. Sì, mi manca. Allora vediamo di andarci presto. Allora vi do ai nostri ascoltatori radio di Canale Italia tutti i suoi contatti, sono tuttitali.com, Facebook tuttitali, anche Instagram tuttitali, la mail è mauroruggi@gmail.com. Che dire, complimenti. Quando è che viaggiate? Quando lui non va a scuola? Sì, quando non va a scuola, oppure nei weekend, nei fine settimana. E qua adesso che siete a Bologna, magari durante le feste. Bravo Kevin, durante le feste soprattutto, poi avendo le ferie estive e invernali, si sfrutta quel periodo lì. Senti Kevin, ma tu dopo le racconti tutte queste avventure ai tuoi compagni di classe? Beh, sì. Sì. Ti lo faccio, sono stata. Ah, non lo so, dilli tu. Dilli tu. Sei tu che me lo devi dire. Sì, quando vado a scuola, dopo che ho viaggiato dei posti, mi sento molto, molto felice di raccontare gli altri. E poi gli altri si incuriosiscono. E dopo magari ci vanno anche loro, vengono pure con voi. Sarebbe molto bello incuriosire. Esatto. E noi intanto ringraziamo per essere stati con noi. Da Storytime è tutto. Continuate a seguirci su Radio Canale Italia. Da Bologna è tutto. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.